stata la libertà di pensiero è il sentimento più alto che dovrebbe albergare in un essere umano e io accetto tutto, senza ombra di dubbio. Nel contempo dico che chi viene in trasmissione gli si dà un microfono, è come se avesse un fucile, perché da casa non tutti possono sapere realmente e la veriticità delle cose. E ti spiego, perché uno che va in trasmissione parla male di tutti, come se lui avesse inventato il calcio e gli altri sono incapaci. Lui può dare dei giudizi perché lui ne ha la facoltà, ha la capacità e tutto. Allora, già che uno parla male di tutti, Lombardi fallisce, Nicola Salerno non ha mai fatto calcio, Fabiani è un imbecille, Moggi è un cretino, Lucchesi lavava le macchine, quella, solo lui ha fatto calcio. Allora rimembriamo con un attimo. Io, forse lui dovrebbe sapere la mia storia, probabilmente, probabilmente io non ho mai fallito un campionato. Lui parlava di esonero in Nocera Inferiore, ero secondo in classifica. Io sono colui il quale ha fatto i miracoli ad Altamura, 3 anni a Cava dei Tirreni, miracolo Putiolana, miracolo Castellammare, non ultimo miracolo Pagani. Cioè. Ecco perché lui, voglio dire, in questo momento lui è proprio nel più alto crepuscolo. Però voglio dire una cosa. Sì. Uno che parla e parla male di tutti dovrebbe guardare prima se stesso. Uno che viene cacciato per 12 anni consecutivi e resiste un mese e che tecnicamente disse che Molinari non poteva giocare a calcio. Non può dare giudizi inveritieri. Se egli desse giudizi veritieri, alzo le mani. Io so la storia del calcio. Quindi lui non può parlare male di tutti, lui non ha inventato il calcio, non può offendere le persone, non parlo di Capuano, e quando parla di Capuano si deve lavare la bocca. Non esageriamo. Perché io sono un signore da 18 generazioni. Ma no, ma io dico una cosa, ma eravate amici. Io sono da 18 generazioni, è stato cacciato dopo 20 giorni dappertutto e non può parlare male di tutti. Come si permette di dire che io ho fatto un campionato? L'anno scorso ho fatto 43 punti a Castellammare, ecco perché c'ha l'arteriosclerosi di nuovo, perché non ricorda nemmeno l'immediatezza a livello di pasta e fasù. Voi ve lo ricordate Spike e Span, e a livello di Spike e Span, pasta e fasù lo su Rishow, è a questi livelli.